La Regione Abruzzo Assessorato Politica Agricole ha stipulato una convenzione con la casa di reclusione di Sulmona, grazie alla quale ad alcuni detenuti viene confermato l'affidamento della coltivazione dei semi dell'aglio rosso di Sulmona tra i più apprezzati prodotti di nicchia della regione. La convenzione in verità si estende alla più generale tutela della biodiversità a rischio estinzione. Ascoltiamo l'assessore politiche agricole Mauro Febbo. Quindi noi iniziamo questo esperimento con Sulmona. Ci interessa collaborare, dare una mano a ottenere questo risultato, cioè difendere la produzione abruzzese, difendere questo prodotto, dare una mano a chi deve essere reinserito nella società civile. Quanto sia diventata importante l'attività da anni svolta dai detenuti della casa di reclusione di Sulmona è Antonio Ricci, agronomo della Regione Abruzzo, a spiegarlo. La convenzione con il carcere prevede che la Regione conceda all'istituto penitenziario i semi di queste varietà. L'istituto penitenziario è tenuto esclusivamente a restituire alla Regione una parte dei semi. In questa maniera noi manteniamo in purezza e continuamente aggiornato i semi delle autoctone. E naturalmente l'istituto penitenziario può gestire in totale autonomia tutto il raccolto, tutta la produzione. Il secondo aspetto, anche qui importante dal punto di vista agronomico e sociale, è la coltivazione dell'aglio rosso di Sulmona. L'aglio rosso di Sulmona è una varietà iscritta al registro nazionale, ai controlli dell'Istituto Nazionale Sementi Elette, dell'Istituto Fitopatologico. Il consorzio produttore è l'unico soggetto abilitato a vendere seme. Il seme venduto dal consorzio Sulmona garantisce naturalmente i consumatori che comprano effettivamente dell'aglio rosso di Sulmona certificato. In questo gioco di squadra l'Istituto Penitenziario svolge un ruolo importante. Il materiale che ci viene dall'Istituto di Micropropagazione viene moltiplicato per 2 anni dall'Istituto Penitenziario di Sulmona. Questo vuol dire che, ma l'Istituto Penitenziario svolge un ruolo fondamentale perché è quello che dà le basi per il seme del consorzio che darà il seme ai soci. Nel carcere di Sulmona sono ospitati soltanto detenuti di alta sicurezza, tanti sono ergastolani. Iniziative come questa dunque producono effetti molto positivi. Massimo Di Rienzo è il direttore della casa di reclusione. Noi abbiamo detenuti che sono in carcere anche da 30 e più anni perché hanno il cosiddetto fine pena mai. Vi rendete conto che per queste persone un'attività lavorativa, poi un'attività oltretutto riconciliativa in qualche modo, quale può essere quella con del contatto con l'ambiente naturale, con l'agricoltura, può essere quanto mai opportuna, necessaria e terapeutica.